Il 26, 27 e 28 agosto torna la manifestazione a Francavilla, la manifestazione al Cenacolo. Sindaco Luisa Russo, una manifestazione questa volta particolare perché è la prima del dopo Covid. Eh sì, siamo molto contenti di presentare oggi la manifestazione del Cenacolo che torna dopo una pausa per il Covid e quindi abbiamo grandi aspettative. È una manifestazione che ormai caratterizzava le nostre estati e punta tutto sulla cultura di Francavilla. Ricordiamo Francesco Paolo Michetti, D'Annunzio e tanti altri che hanno costituito il Cenacolo michettiano, che trascorrevano la loro vita e hanno tanto scritto, dipinto e fatto qui nel nostro territorio. Dobbiamo fare in modo che loro siano il volano per la crescita di Francavilla. Saranno tre giorni intensi, assessore Cristina Rapino, assessore alla cultura e al turismo. Sì, tre giorni molto intensi, il programma è pieno e vasto, è la prima edizione post-Covid, quindi torneremo al percorso diciamo tradizionale e vi aspettiamo per queste tre serate magiche dove si respirerà un'aria diversa, l'aria della Belle Époque, e abbiamo cercato con tutte le modalità possibili di ricreare l'atmosfera del Cenacolo michettiano, quindi celebreremo un po' le figure, chiaramente in primis di Francesco Paolo Michettiano, con il convento che sarà aperto per le visite guidate, e di Francesco Paolo Tosti e chiaramente di Gabriele D'Annunzio, quindi saremo in ottima compagnia, non mancheranno le donne, celebreremo chiaramente Matilde Serao ed Eleonora Duse, ci saranno i classici figuranti, insomma il programma è ricchissimo e vi aspettiamo. Da che ora? Allora, cominceremo dalle 20, chiaramente il programma sarà diviso per le tre serate, quindi il venerdì, il sabato e la domenica. Vi cito soltanto diciamo gli spettacoli, eventi più grandi, quindi venerdì sera ospiteremo la Associazione Culturale Via Nova, che ci omaggerà di un bellissimo spettacolo, la Sevigliana, quindi con un omaggio a Gabriel García Márquez. Il 27 sabato sera abbiamo ospitato sempre l'edizione del Premio Mumi, quindi anche quest'anno con la 19ª edizione a cura del direttore artistico anche del nostro teatro, perché chiaramente già qualcosa bolle in pentola, quindi ringrazio Davide Cavuti, approfitto per farlo adesso. E domenica sera una splendida novità, chiuderemo al Convento Michetti, quindi proprio in Piazza Michetti, ospitando il Teatro Tascabile di Bergamo con un bellissimo spettacolo che celebrerà il valzer, quindi diciamo proprio un omaggio alla Belle Époque. Davide Cavuti, presidente del Premio Mumi, come si preannuncia questa 19ª edizione? Beh, un'edizione speciale dedicata soprattutto a lanciare un messaggio, a veicolare un messaggio di pace e di speranza visto la situazione che stiamo vivendo. Abbiamo voluto coinvolgere il progetto Adopt Srebrenica con Edvige Ricci, e poi ci sarà un focus anche su un grande personaggio abruzzese che è Gabriele D'Annunzio, con Franco Di Tizio e Franca Minnucci, che verranno premiati, la partecipazione di Deborah Caprioglio e poi il sorriso della solidarietà in coda alla serata con Cacioppo.